succede a un bambino che cresce con i metodi della pedagogia nera? Quali sono le conseguenze che questa avrà nella sua vita? È quello che vediamo proprio oggi nella 16ª puntata di lettura del libro Pedagogia Nera di Catalina Rucci. Il capitoletto con cui ci accoglie oggi Paolo Perticari si intitola proprio Conseguenze e scrive Paolo: è importante sapere e far sapere che il bambino violato ha dovuto adottare strategie e manovre per sopravvivere e avrà conseguenze di breve e lungo termine sulla base dell'intensità, frequenza e possibilità di rielaborare la violenza subita. Lo scissione, ambivalenza, reiterazione impediscono a chi è stato sottomesso di distanziarsi dalla catena di obbedienza e di violenza subita. Tra le conseguenze a breve termine sono state notate principalmente angoscia, esplosioni di rabbia, depressione, eccessiva o immotivata paura, instabilità emotiva, colpa, vergogna. Tra le conseguenze poi a lungo termine si riscontrano instabilità di carattere, paranoia, bipolarità, relazioni caratterizzate da insoddisfazione e infedeltà, instabilità di rapporti, divorzi. Presente? Propensione ad avere incidenti, sviluppo di malattia di varia natura, soprattutto nervosa, e addiction di vario genere. Ecco, le addiction di vario genere sono le dipendenze. Alcol, sigarette, droghe. I bambini che vivono su di sé, sulla propria pelle e nella propria carne, la pedagogia nera, dovranno confrontarsi prima o dopo con la dura realtà dell'angoscia, soprattutto durante la pubertà o nei momenti delicati della vita. Non si considera mai a sufficienza, scrive Paolo, il problema delle conseguenze anche gravi dell'esposizione alla pedagogia nera. I giovani che consumano di frequente droghe e alcol hanno spesso nella loro infanzia sperimentato disinteresse e instabilità emotiva. E io qui vorrei aprire una parentesi ricordando che non è necessario lo schiaffone. La violenza veicolata nella pedagogia nera è anche spesso psicologica e può essere altamente distruttiva. Gli effetti degli stupefacenti rendono possibile provare e vivere i sentimenti che durante l'infanzia andavano rinnegati o repressi. Se si deve avere la sensazione di essere ancora in vita e di poter regolare, controllare e manipolare da soli tutto quanto, allora si devono trovare degli aiuti naturali o artificiali per superare la propria debolezza. Qui vi rimando al libro di Alice Miller, in cui si parla non solo della biografia di Adolf Hitler, ma anche di quella di Christiane F. Christiane F. è la protagonista del libro Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino. Racconta proprio questo, cioè l'uso della droga, come la aiutava a sormontare quanto lei avesse vissuto nell'infanzia, soprattutto nella relazione con il padre. Paolo ci fa un lungo elenco di conseguenze fisiche e psicologiche della pedagogia nera, ok? Il ciclo alimentare è certamente uno dei più evidenti indicatori di esposizione alla pedagogia nera, sia quando lo stomaco si chiude e non si ha più voglia di mangiare, sia perché essa è stata controllata, la voglia di mangiare, e sorvegliata molto severamente durante l'infanzia, per cui c'è un rapporto molto stretto tra pedagogia nera e cibo. Parla anche di depressione, parla anche di disturbi al sistema immunologico, al cuore, alla dentatura, alle ginocchia. A un'infrazione o a un rifiuto o a una delusione segue una difficoltà esistenziale che tende a sfogare il proprio malessere interiore sul proprio corpo, oppure in forma di punizioni verso l'altro. I giovani genitori, ad esempio qui ci dice, e le giovani madri portano spesso in famiglia i conflitti che provengono dalle loro famiglie di origini. Perché parla dei giovani? Perché dice i giovani sono molto vulnerabili di fronte alla pedagogia nera e spesso la enfatizzano imitando i metodi che hanno vissuto nella loro infanzia. Essi saranno certamente applicati ai propri figli, soprattutto dalle donne, fin dall'attaccamento al seno prima e al controllo, al prendersi cura dei figli poi. Spesso proprio dalle donne si esigeva una condotta pronta e un funzionamento continuo nella quotidianità della vita perché applicassero sui bambini metodi e comandi ricevuti nella propria infanzia. Nei capitoli andremo proprio a leggere che cosa veniva insegnato alle madri,
che è stato trasmesso nei secoli. La persona condizionata all'obbedienza all'autorità parentale non sarà del tutto libera mai, o si libererà solo molto faticosamente delle coazioni a ripetere che le sono state inflitte. Da questo punto di vista, continua Paola, non deve stupire l'aumento dei divorzi, sempre io, né il feroce aumento di casi di pedofilia e di pedofilia rosa in particolare. Così come l'aumento di nuove e sempre più terrificanti forme di crimine, di crudeltà, di distruttività e di autodistruttività. L'ambivalenza è forse la conseguenza più diffusa dei meccanismi pedagogici neri. E sull'ambivalenza, ovvero ti amo, ti odio, mi sei simpaticissimo, mi sei antipaticissimo, è un meccanismo che io stessa ho vissuto col mio ex marito. Ti amo, stupenda, pazzesca, una dea, ma ti odio, sei ignobile e sono pronto a farti del male. Vagliare attentamente le conseguenze della pedagogia nera vuol dire comprendere che crescere all'abisso dell'educazione violenta non è facile, ma allo stesso tempo è possibile. La pedagogia nera come tema di ordine pubblico è un tema ancora tutto da approfondire, perché è intrinseco alla volontà stessa di educare che ciascuno porta con sé e alla necessità di dimenticare. Non mi ricordo, non ti ricordare. Che appartiene alla vita ordinaria di qualunque famiglia ed è uno dei condizionamenti più frequenti, quasi un motto linguistico di qualunque forma di pedagogia nera nella società. Per questo si può solo urlare o dare botte per immettere il blocco di pensiero e la coazione a ripetere nel cervello della vittima. Forse, scrive Paolo, e io abbraccio totalmente questa conclusione, forse veramente la più grande sfida per la pace e la sicurezza nel mondo è quella di arrivare al giorno in cui smettere di picchiare i bambini e di urlare contro di loro.